Sono una persona semplice, libera, con un forte senso di onestà, di giustizia, di responsabilità, di volontà di combattere gli sprechi. Non sopporto gli egoismi e i protagonismi che spesso distinguono il politico professionista. Per cui con umiltà, determinazione, professionalità, competenza e con il forte fondamentale lavoro di gruppo, mi sono messa in gioco per cercare di portare l'auspicato miglioramento alla nostra Trento. Il primo cittadino deve essere una persona credibile che lavora sempre con cuore, passione, per portare la giusta armonia nella propria città. La crisi Covid-19 ha segnato profondamente la nostra società e di sicuro gli effetti negativi non sono finiti. È indispensabile portare la massima attenzione a chi è in grande difficoltà ed intervenire in modo tempestivo, efficace e con lungimiranza. Al Movimento 5 Stelle piace una Trento più vivibile, più equa e più salubre. Più vivibile con un grande piano per migliorare la mobilità pubblica, sicurezza, capacità di fare reti di intervento credibili e una vera inclusione. Sì alla nostra Finovia Albondone, sì allo sviluppo sostenibile delle nostre montagne e dei nostri boschi e attività culturali per tutti i gusti. Una città più equa che porta particolare cura alle persone con disabilità, alle famiglie con anziani e alle famiglie con bambini. Sostegno alle molteplici associazioni di volontariato. Stop alle speculazioni edilizie, stop al consumo del suolo e un forte impulso alla digitalizzazione che snellisce la burocrazia. Una città più salubre con una transizione energetica spinta, reddito energetico, tutela dell'ambiente con un bel progetto Trento Plastic Free, soluzione alle questioni di Sardegna, area ex LOI e iniziative di contrasto alle dipendenze da droga, alcol e ludopatia. Votate il Movimento 5 Stelle perché mette sempre al primo piano il benessere di tutti i cittadini.